Un venerdì mattina dedicato alle donne e alla conoscenza del sistema di cure e di tutela della salute rosa. Teramo Piazza Martiri ospiterà domani dalle 9 alle 13 il camper rosa e una tenda allestita dal personale della Croce Rossa per effettuare alcune prestazioni gratuite. L'occasione è quella della Giornata Nazionale della Salute della Donna, voluta dal Ministero della Sanità. L'equipe ginecologica, insieme a quella radiologica e del percorso senologico, sarà a disposizione per visite e per fornire informazioni utili, dalla fertilità alla violenza, dall'alimentazione alla prevenzione dei tumori, dalla cosmesi ai disturbi alimentari e alle malattie croniche. Dobbiamo puntare sulla prevenzione e questo per tutte le malattie. E in modo particolare si presta alla sfera genitale femminile e sappiamo che proprio grazie agli screening, parliamo del pap test, parliamo di altre attività che riguardano l'apparato genitale, noi abbiamo sconfitto molti tumori femminili. E quindi oggi, per esempio, il carcinoma della Porzio, cioè del collo dell'utero, grazie allo screening con il pap test o con l'HPV test, è una cosa rara in fase avanzata.